Do la parola al dottor Lucio Ricci, che in rappresentanza della società editrice Homo Sapiens, Homo Scribens, ci dirà due parole molto importanti riguardo al proprio inserimento. Buongiorno a tutti, io sono Lucio Ricci, sono qui in rappresentanza della casa editrice Homo Scribens e mi hanno dato l'ingrato compito di cominciare questa serie di interventi, quindi devo rompere il ghiaccio. Un'altra cosa che mi è stata detta è stata di spiegare perché abbiamo deciso di pubblicare questo libro e di parlare della casa editrice Homo Scribens. Allora, noi essenzialmente vogliamo rivolgere la nostra attenzione al mondo del lavoro. Noi nasciamo come casa editrice che quindi si occupa un attimo di quello che può essere il tempo libero. Non abbiamo la presunzione di fare cultura, ma di arricchire un po' la vita di chi ha la bontà di leggerci, di trovare interessanti i nostri testi. E un aspetto importante della vita di tutti noi è il lavoro, forse il più importante. Il lavoro è autonomia, è soddisfazione, è responsabilità. E questo è il lavoro quando le cose funzionano bene. Purtroppo sappiamo che questo può anche non succedere. E quindi il nostro intento era anche quello di mostrare il percorso di Marirò e di mostrare come, insomma, ci può essere la disperazione, come si può in un modo o nell'altro cercare anche di uscire. Ecco, abbiamo tentato di arricchire un po' il panorama letterario italiano con questa esperienza. In realtà i motivi di contatto con Vincenzo Russo, l'autore di Che bello lavorare, sono diversi. Come accennavamo prima, anzi ne parlavo prima con il vice sindaco, noi nasciamo come casa, come compagnia di scrittura, ormai 10 anni fa. Il più titolato a rispondere alla domanda che cos'è una compagnia di scrittura è probabilmente Aldo, il nostro coordinatore Aldo Putignano. Io posso dire semplicemente che è un gruppo di persone a cui interessa la letteratura, la cultura, a cui interessa leggere. E abbiamo raccolto una serie di esperienze, dicevo, 10 anni di vita di compagnia di scrittura, che via via nel tempo abbiamo messo a disposizione di chi ha avuto la bontà di seguirci. E così abbiamo cominciato a collaborare con altre case editrici, come compagnia di scrittura Homo Scribens. Ad aprile abbiamo festeggiato i 10 anni e ci siamo costituiti in SRL e abbiamo cominciato a svolgere questa attività in proprio. Dicevo, condividere la nostra esperienza con altri scrittori. Noi pubblichiamo, può sembrare una cosa strana, senza chiedere contributo agli autori. È una cosa che nell'editoria italiana purtroppo è molto molto diffusa. Gli editori di solito sopravvivono così, chiedendo contributi agli autori, avendo contributi pubblici di varia natura. Per il momento i contributi pubblici ancora non ce li danno, quindi ci sostentiamo con le vendite. Ci ho detto, Homo Scribens nasce con una chiara linea editoriale. Abbiamo due linee di testi, abbiamo 10, che è la linea editoriale cui scrive Vincenzo Russo, giustamente, e la linea Scout. Dicevo, i motivi di contatto sono diversi e riguardano la linea Scout, che è diciamo, il nostro ramo dedicato agli esordienti, a chi comincia, a chi si affaccia al mondo della scrittura e della letteratura. Dicevo questo perché sappiamo che Vincenzo Russo è molto attivo socialmente, è scopritore di talenti, quindi anche questo ci lega a lui. Chi poi ha già un certo pubblico, una certa, non è più esordiente ma è emergente, quando non è scrittore affermato, come nel caso di Michele Sedio, che pure abbiamo avuto il piacere di pubblicare, scrive su 10, inizia a scrivere, appunto, a comparire sulle pagine di 10, che è una linea appunto dedicata a chi ha il suo pubblico e ha la peculiarità di prevedere solo 10 pubblicazioni l'anno, per questo 10, e ha un valore, diciamo, anche da collezione, nel senso che le prime 50 copie sono numerate a mano. Qualunque altra informazione sulla casa editrice si può trovare sul sito www.homoscribens.it e sulla pagina di Facebook.
dove ci sono tutti gli eventi, tutte le attività che svolgiamo e presentazioni anche come questa, ho avuto il piacere di intervenire. Grazie. 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 Diamo ora la parola a Carmen Segnano. Premetto un attimino che Carmen interverrà qualche volta in più, perché i suoi non saranno degli interventi, ma ci renderà partecipe di alcune parti del contenuto del libro mediante lettura, da quella brava regista e attrice che è. Allora, Vincenzo ha scelto di porre all'inizio di ciascun capitolo una citazione. All'inizio del capitolo 11 c'è scritto: c'è la diffusa tendenza da parte delle imprese a considerarti un beneficiato per la sola ragione che pagano il tuo lavoro. Enzo Biagi. Ecco, a mio avviso scegliere di porre una questo tipo di citazione all'inizio di un capitolo è una maniera molto chiara, ma altrettanto elegante, di evocare in ciascuno di noi quel sentimento di impotenza, di ribellione che qualunque lavoratore ha provato almeno una volta nella vita. E poi sì, di questo romanzo noi diciamo che parla della storia di una vittima di mobbing, è vero, ma è un, come dire, c'è tanto altro in questo libro. La descrizione più appropriata che cosa è questo libro, io l'ho trovata proprio all'interno del libro, nelle parole di Riccardo Polidoro, che è un avvocato penalista, presidente del carcere possibile Onlus. Ad un certo punto del libro lui scrive: Marivò, la protagonista del libro, è un personaggio del nostro tempo. La sua storia è la storia di tutti quelli che, pur lavorando con impegno e professionalità, subiscono dai colleghi, dai superiori, dal datore di lavoro, attacchi subdoli e meschini ai limiti dell'illegalità e a volte oltre tali limiti. L'azienda non è la grande famiglia dove, pur nei rispettivi ruoli, si porta avanti un progetto unitario, ma il terreno di scontro, di piccoli limiti e di sopravvivenza. Vincenzo Russo, nel suo romanzo, descrive molto bene questo piccolo mondo dove si consumano grandi ingiustizie.